Vorrei occuparmi ora proprio della possibile presenza di Dio nel nostro mondo reale, per cercare di capire che cosa possa essere in concreto e non messo in relazione a una pura idea astratta di un valore che, non essendo incarnato nella realtà, diventa anche una cosa che non è all'origine dell'esistenza umana, ma è la creazione stessa che l'uomo fa usando la propria intelligenza, il proprio ambito concettuale per ricreare all'interno di se stesso il concetto di Dio. Qual è il vero Dio reale che esiste nel sistema integrale di tutto il possibile che io ho identificato come il sistema che corrisponde al Dio onnipotente? Ebbene, bisogna rifarci proprio a quanto è e vive in ciascuno di noi. Perché, come io vi ho già spiegato, quando la vita appare nel sistema integrale di tutto il possibile, appare perché ha la forza in sé di un sistema automatico che ha una sua personale formulazione, così come un virus che compare in un computer perché vi è immesso, e a quel punto, essendo dotato di un suo potere automatico, è in grado in apparenza di produrre libere mutazioni, laddove però la libertà è soltanto la fedele esecuzione del programma. Ebbene, chi è il padrone del programma? Laddove il programma è unitario, è l'unità stessa del programma. È evidente che quando una unità si è divisa in una infinita possibilità di esistere, miscelando sapientemente l'essere con il non essere, appunto da far divenire l'essere talmente diviso in due da essere una stringa di ordini verticali che è messa in mezzo a infinite stringhe di ordini verticali. Se noi diamo un valore a ciascun individuo, configurandolo nel suo potenziale, ossia in quel talento, così come lo chiamò Gesù, che è anche il talento vero della persona, se noi facciamo questo, vediamo che l'infinito possibile in questo sistema integrale unitario è l'assunzione unitaria di ogni possibile unità. Ossia, è proprio quell'infinito, infinito in due opposti versi, che si presenta come un 1111 virgola 1111, infinito sia nella parte sinistra in cui esistono infiniti decupli, è infinito anche nella parte opposta in cui esistono infiniti decimi. Ecco, quando il sistema unitario si è diviso in questo infinito, a cavallo di quella virgola, per cui ce n'è una parte di qua e una parte di là, che sembrano diversi perché la prospettiva è decupla da una parte e decima dall'altra, ma invece sono uguali perché 10 e 1 possono esistere entrambi nelle due interpretazioni,
di 10 rispetto a 1 e di 1 rispetto a 10 e non cambia altro che il punto di rapportare l'uno all'altro, ma restano sempre entrambi gli enti assoluti che nella loro interazione poi realizzano l'unità. Ebbene, ci rendiamo conto che allora l'unità del sistema è proprio quella parte unitaria caratterizzata da tre valori. C'è, a cavallo della virgola, il valore 10 e immediatamente al di là della virgola c'è il valore decimo. E poi c'è la sintesi tra i 10 decimi che è data dal valore 1, che è un valore assoluto proprio perché è legato a un'assoluta sintesi tra i due opposti. Ma anche 10 e un decimo sono valori assoluti, proprio perché sono entrambi riferiti ad una unità che è priva di unità nel valore 10 e che si ripresenta nel decimo come il 10 elevato a meno 1, ossia lo stesso termine indeterminato nell'unità che è il 10, espresso solo in potenza negativa meno 1. Bene, a questo punto noi possiamo dividere il mondo intero delle possibilità in tre possibilità centrali, una 10, un'altra 1 e un'altra il decimo dell'unità, e dire che questa è la verità, una e trina, che è posta al centro di tutto il resto e che ne rappresenta la sintesi. E allora risulta evidente, risulta chiaro che se tutto il sistema si è evoluto in tutto il possibile, non sia possibile che manchi proprio la centralità di questo sistema. Avendola riconosciuta nel Figlio Gesù Cristo come nel decimo per quanto riguarda il Figlio, ma anche nell'unità per quanto riguarda quello Spirito Santo che trascende da Lui e che lo comprende, noi vediamo che la Trinità si presenta realmente, si può presentare realmente in due personaggi, uno che sia 1,1 e l'altro che sia 11. Uno centrato proprio sulla virgola, perché 1,1 è proprio la simmetria perfetta dell'unità divisa in due opposti, mentre invece l'altra parte, 10 più 1, quella del Padre e dello Spirito Santo, è un po' caratteristica, sbilanciata. Noi, andando a vedere il potere diverso del Figlio e dello Spirito Santo, nel Padre, quindi della coppia Spirito Santo e Figlio e Spirito Santo e Padre, perché entrambi comprendono l'unità e quindi i due soggetti sono binari tutti e due, uno è 1,1, l'altro è 10 più 1. Andando a osservarli realmente, noi vedremo che troveremo nel mondo reale l'onnipotenza apparente della figura che vale 1,1, che è quella del Figlio, proprio perché esprime l'unità. Il valore matematico dell'unità è un valore talmente assoluto che noi possiamo elevare l'unità a 0 e resta ancora 1, e possiamo elevarla ad infinito e resta ancora 1. Per questo 1 è un valore assoluto, perché non è condizionato dall'indice che assume. Tanto che quando poi nella storia di tutto il possibile a una persona, a una situazione, a una condizione, virtualmente è assegnato il valore 1, allora abbiamo la trasformazione di quei dati esprimenti quella persona in una realtà in grado di operare miracoli. Perché è Gesù che crea
153 grossi pesci, quelli della pesca miracolosa, nelle reti che contenevano zero pesci, è un disegnatore onnipotente che, dopo di aver disegnato un fotogramma contenente zero pesci, poiché disegna in modo arbitrario, cioè in un modo che non è tenuto al rispetto, ma che sia anche tenuto al rispetto, disegna nel fotogramma successivo 153 grossi pesci, e questo perché 1 elevato a 0 e 1 elevato a 153 è sempre 1, ha il potere divino dell'unità. Invece, stranamente, il Padre, aggregato allo Spirito Santo, sembrerebbe non avere questo potere, perché non fa miracoli. Non fa miracoli perché li fa tutti. Ossia, proprio perché in base alle 10 unità si crea tutto il possibile, perché ogni numero di quegli infiniti che vanno da 111,111 ha per padre il ciclo 10, che moltiplicandosi per 10 una o più volte determina la potenza 10 alla prima, alla seconda, alla terza potenza. Quando noi poi osserviamo tutto ciò in modo reattivo, alla potenza 10 elevato a 3 per esempio, noi facciamo una cosa molto semplice, la osserviamo in modo relativo al processo matematico inverso, e poiché il processo matematico inverso alla potenza 10 elevato a 3 è il logaritmo decimale di 10 elevato a 3, che toglie di mezzo la base 10 e lascia vivo solo l'indice 3, noi, attuando questo processo sul padre, 10 elevato a 3, che è un padre che mette in gioco tre volte il suo 10 facendolo moltiplicare 10 per 10 per 10, noi, vedendolo in modo contrapposto, relativo, uguale contrario, lo leggiamo come le tre dimensioni dello spazio in linea, o le tre che può percorrere una massa seguendo la x, seguendo la y, seguendo la z a livello di componenti, perché poi la massa si può spostare in una qualunque che abbia sempre queste tre componenti, ma con valori distinti, diversi tra tutti i possibili. Quindi quando noi vediamo che noi arriviamo alle dimensioni 3 della natura attraverso l'intervento del logaritmo decimale della potenza 10 al cubo, noi ci rendiamo conto che togliamo di mezzo il creatore e lasciamo il creato come uno spazio tridimensionale che può essere seguito a livello di componenti dal libero spostamento dell'energia nel tempo quando diventa massa. E allora a questo punto ci rendiamo conto della onnipotenza del creatore, perché tutto il creato espresso a livello di numero è proprio espresso attraverso quella diabolica opposizione a Dio che corrisponde al peccato originale, per cui l'uomo, laddove tutto è in potenza, creato come 10 elevato a n, ha l'arbitrio di togliere di mezzo la base n, la base 10, e osservare soltanto un universo fatto da n unità, togliendo di mezzo il creatore 10. Ecco, ma in questo 10 è chi crea tutto, è il Dio fedele che è fedele alla sua creazione, e se scende in questo mondo non la violenta, ma la vive nel suo obbligo, nella fedeltà alle leggi che ha definito. Ma ecco che quando all'interno di tutto ciò c'è virtualmente la presenza di un soggetto cui è assegnato il potere di 1,1, ossia della unità sintetica che è nel Figlio Spirito Santo,
E allora il personaggio è in grado di compiere miracoli, ma non per capacità propria, perché all'interno del sistema onnipotente di progressive divisioni per due, c'è a un certo punto la onnipotenza di tutte le figle di ordini verticali possibili e immaginabili, e in alcune di queste esistono scatti di mancanza di coerenza a quelle che sono le leggi reali, che non significa la mancanza di coerenza di leggi, perché se così fosse, l'uomo, quando lavora con i computer e forte del metodo digitale della sua ideazione compone dei mondi virtuali, appare in grado di mettere in scena un uomo dalle capacità possibili di volare, di compiere miracoli, di... e questi modi di apparire così miracolosi, così non legati alla normalità della vita umana, li vediamo possibili, perché un film con tutti questi eventi che accadono e che noi vediamo riprodotto fa parte del sistema integrale di tutto il possibile allo stesso livello della realtà. Ma il film come l'apparente prodotto di un uomo. Ma poiché esistono, indipendentemente se siano stati fatti dall'uomo, vero o da chi ha fatto un uomo che fa, vediamo che esistono nel sistema integrale. Quindi se nel sistema integrale esistono delle possibilità apparentemente miracolose dell'uomo, che compie questi miracoli usando leggi, usando sistemi rigorosi per realizzare quello che non è reale, ma è tuttavia la conseguenza di sistemi, di leggi che lo ottengono, come per esempio il chiaroscuro, l'effetto tridimensionale che può essere conferito a un disegno, per cui appare che veramente un pupazzo è tridimensionale, è simile all'uomo. Si può virtualmente realizzare addirittura un uomo delle fattezze umane. Cioè, queste cose esistono nella nostra realtà, sembrano fatte dall'uomo, ma essendo a sua volta di Dio il creatore dell'uomo, noi abbiamo un creatore che disegna una creatura che praticamente oggi è arrivata ad avere quasi la potenzialità di un Dio che è in grado di realizzare delle visioni apparentemente miracolose, che superano di gran lunga le possibilità della persona reale nella sua vita. Ecco, questi miracoli che esistono a livello di capacità apparente dell'uomo oggi esistono nel disegno, e la differenza rispetto all'apparente creazione dell'uomo, della realtà virtuale creata dall'uomo, questa è creata da Dio. Ma anche quando esistono salti di coerenza, invece non sono salti di coerenza, perché rientrano nel rispetto di una coerenza di tipo superiore, essenziale. Quando la Madonna compie un miracolo, che sembra una cosa che esca fuori dall'orbita naturale, è il creatore assoluto, cioè il sistema integrale, che comprende dentro di sé quella possibilità che l'uomo già ha e che quindi è già compresa in apparenza quando è in grado di produrre visioni, ma stavolta non di secondo o terzo grado, ma di primo grado, legato direttamente a quell'essere della persona che è apparentemente un miracoloso intervento, secondo coerenze, questa volta di tipo spirituale, legate a precise leggi spirituali.
Quindi i miracoli non sono strani, strambi, ma seguono una logica che quando noi vediamo nell'essenza di Dio il valore essenziale della vita di alcuni, allora vediamo che il mondo apparentemente dinamico e creativo e interpretato da questa persona diventa quello di una persona in grado di far tacere i venti, di calmare le acque, di far spuntare pesci laddove non ci sono. Insomma, la vita di un vero Dio in terra, e noi vediamo che è Gesù in terra, perché è arrivato addirittura, dopo che è morto, a produrre la sua resurrezione. Beh, come dobbiamo aspettarci il Padre presente su questo mondo? Se la figura del Figlio è riconoscibile in quella di Gesù Cristo, è possibile che ci sia la presenza del Padre o no? Ebbene, io vi rispondo, la figura del Padre c'è e come? E c'è in tutti noi, perché è il vero Padre a essere in tutti noi. È il vero Padre che ha assunto la croce relativa del personaggio di ciascuno di noi. È Lui che esiste veramente come quella sintesi di ciascuno di noi, come quell'albero che è tutti gli alberi reali. E così Dio è quell'essenza assoluta che è comune a tutte le vite secondarie che sono Dio nella vita primaria. Però un Dio che ha assunto la croce del limite in ciascuno di noi per fare di essa la sua assoluta vittoria. Non per creare la croce, ma per creare il possibile superamento della croce in ciascuno di noi. In ciascuno di noi Dio ha assunto veramente il limite della cosa determinata, ma per superare quella determinazione attraverso un qualcosa che poi è delegato alla libertà dello spirito umano, proprio secondo quanto Gesù Cristo disse. La legge di Dio è fatta per il bene dello spirito dell'uomo, non per obbligare lo spirito dell'uomo a seguire una legge quando non la ritiene giusta. Voi dovete ragionare. Se vedete un figlio che vi cade in un pozzo, dovete salvarlo o no? Pensate che Dio possa usarvi dandovi una legge che vi costringe a far morire vostro figlio? Dio non fa così. Anche se chiese ad Abramo di sacrificare a lui suo figlio, non lo fece morire. Gli disse: Abramo, non uccidere tuo figlio, perché il vero figlio di Dio che sarebbe stato sacrificato in questo modo sarebbe stato il solo Gesù Cristo. Gesù era virtualmente il vero figlio del capostipite Abramo. Ebbene, questo Dio Padre è presente in tutti noi. Questo Dio Padre, che è in sé impotente perché ha il potenziale unico della fedeltà a tutto il sistema, è ciascuno di noi per come ciascuno di noi è fedele al sistema in cui è, con la sua incapacità a modificarlo in modo miracoloso. Perché quando ciascuno di noi non ha virtualmente assegnato questo valore così al centro di 1,1, questo assoluto valore unitario del suo essere figlio e Dio Spirito Santo uno, allora l'unità non può operare, e non potendo operare non è possibile trasformare un indice in un altro, perché varierebbero la quantità del numero, e ciascuno di noi è un Dio che è ancora più in croce di quanto fu Gesù Cristo, perché oltre ad avere la croce della perdita dell'assolutezza per l'acquisizione di una condizione relativa e impotente, oltre ad avere questo, ha l'attribuzione
di un personaggio peccatore. Quindi il Dio Padre in noi ha più gloria che nel Figlio Gesù Cristo, perché in noi ha assunto la duplice croce del limite dell'assolutezza e dell'impersonare un figlio senza più la sua innocenza, che sperimenta il limite nel peccato, nell'avversione apparente a Dio. Ecco che cosa è la nostra persona. Sembra una persona ultima, ma è la figura reale di Dio Padre presente in questo mondo. Ciascuno ha la sua verità. Perché non dovete pensare che l'uomo non esprima una verità. L'uomo è come un computer che tira fuori il risultato in base ai dati che vi sono immessi. E poiché anche l'uomo fa così quando dice che cosa è giusto secondo lui, l'uomo afferma la sua verità relativa ai suoi presupposti, ma ogni uomo afferma la verità, solo che è una verità relativa. La verità assoluta ce l'ha solo uno tra gli uomini e sembra contraddetta quando, contraddicendo il principio di non contraddizione che secondo il criterio umano deve possedere la verità, perché nel credo filosofico fondamento della verità è che essa non possa essere contraddetta. Ma questo è certamente vera una condizione così nel mondo relativo, in cui ogni cosa deve essere il risultato assolutamente perfetto dei presupposti su cui si poggia questa verità razionale. Ma se esistono maggiori presupposti, se la base su cui esiste questa verità è più ampia, ecco che cambia il valore della verità espressa, perché cambia la base. Quando la verità è assoluta, quando sono considerati tutti i presupposti possibili e immaginabili, ma poiché nel nostro sistema il tutto è idealizzato nel valore 10 e il suo opposto è idealizzato nel valore 10 elevato a meno 1, che è la sua contraddizione data dal decimo, quando 10 e decimo sono i due valori contraltari che si fronteggiano tra di loro, allora è evidente che tutta la combinazione possibile e immaginabile che deriva dal prodotto di 10 decimi che è uguale a 1, allora quella è tutta la possibilità unitaria, totale, globale. E il prodotto quindi tra 10 e un decimo rivela tutto il possibile. E quando si combinano tra di loro due condizioni che sono quelle proprio estreme, perché sono le condizioni assolute, chi afferma che la verità si poggia su due presupposti opposti proprio tra di loro, in reciproca contraddizione, solo allora la verità è assoluta, perché la base è la massima possibile e immaginabile, quella legata ai multipli di uno e quella legata ai sottomultipli di uno, che sembrano diversi, perché appunto uno multiplo e l'altro sottomultiplo, ma non sono così. Sono così solo nell'interpretazione spaziale, grande, da una parte, e piccola, ridotta a condizione ennesima dell'unità, dall'altra. Ma sono entrambi i due aspetti uguali e contrari che noi li vediamo proprio nel valore 111,1111, che se non assegniamo valore di grandezza alla parte di 1 che sta dalla parte della virgola e valore di piccolezza all'altra, mettendo in atto una prospettiva spazio-temporale, se noi lo facciamo,
vediamo che sono proprio uguali. Ecco, il Padre è assoluto, esprime una verità assoluta quando la esprime totalmente. E a questo punto il Padre che dice questa verità è il Padre che è in tutti voi, ma in questo momento è proprio in me, perché sono io che vi sto raccontando com'è la verità assoluta dei rapporti tra l'uomo e il suo assoluto, tra come l'assoluto si determina nei singoli uomini che sono tutti DNA, tutti possibili e immaginabili, che fanno parte di un sistema unico. Mia verità, poi, è la stessa verità di Gesù Cristo che si ripresenta, ma questa volta non con una pura affermazione che non si possa dimostrare, con tanto di dimostrazione scientifica per cui questa verità è vera. E avvalendomi della matematica per dimostrarvelo, che si riconduce esattamente all'assoluta verità di 1 uguale 10 decimi, e facendo derivare tutte le altre verità da questa qui, per cui il divenire ha i due versi, uno che passa dal 10 alla 0, in cui tutto è in potenza, e va come creazione laddove tutto è nato come il rapporto tra i due massimi opposti che esistono nel Padre e nel Figlio, e l'altra spirituale è quella condizione divisa dell'unità in Padre e Figlio che annichilisce se stesso perché supera con una moltiplicazione quella divisione in due opposti e riconduce nuovamente il tutto alla unità che è collocata dall'altra parte dell'uguaglianza. Vedete? A questo punto io vi dico che l'atto creativo esiste come percezione del passaggio dal primo membro, in cui c'è 10 elevato a 0, al secondo, in cui c'è tutto in atto, come 10 per 10 alla meno 1, in cui qui è tutto in atto, come qui è tutto in potenza. Se noi passiamo da tutto quello che è in atto in quello che è in potenza, abbiamo un apparente riconduzione di tutta la realtà divisa nei suoi due massimi opposti a quella iniziale in cui tutto è in potenza. È un tornare all'indietro nello spazio-tempo della realtà che è annichilita tutta e l'uomo perde il suo abito reale della vita reale per ritornare laddove tutto era in potenza in Dio. Ecco, questo è il verso dello Spirito Santo, perché riconduce nuovamente all'unità di Dio. Riconduce nuovamente nello Spirito Santo, che è l'unità. Ma c'è il verso opposto, che può essere reattivo, e che, usando non più l'aspetto spirituale, ma quello materiale, essendo la materia opposta allo spirito, ha l'andamento opposto, tanto che da quello che è in potenza, dopo si realizza quello che diventa messo in atto. E quando è messo in atto tutto, diventa il prodotto tra 10 e un decimo. Questo prodotto tutto c'è già, è infinito. Ma noi siamo all'interno di questa realizzazione totale, globale. Perché, partendo dalla pienezza di ciascuno di noi, che c'è solo nel momento finale della vita, ritorniamo indietro nella condizione in potenza che c'è in questo momento della mia vita, perché il momento iniziale della mia vita è quando essa è tutta completa nel momento della morte, è da quella condizione tutta realizzata, tutta in atto, per me, il 10 decimi per me, tutto in atto, che posso regredire nella condizione intermedia attuale in questo momento, in cui poi posso compiere questo ritorno alla mia pienezza, fatto nel modo materiale. Così facendo il mio personaggio sta vincendo la morte. Ma poi il mio personaggio sta facendo anche una cosa grandiosa, esprime il giudizio universale di Dio,
quello che è atteso alla fine del tempo. Perché? Perché io vi dico, il mio modello è tale che Dio è il solo creatore, perché è l'insieme trinitario di 10 alla 0 e di 10 alla 1 e 10 alla meno 1, è tutti e tre, è in potenza da una parte e in una coppia di opposti in atto dall'altra, è tutti e tre e non solo questo o questi altri. Da una parte c'è la visione sintetica, dall'altra parte c'è la visione analitica, di una tesi e antitesi. Tesi e antitesi e sintesi sono proprio questa equazione trinitaria in cui la sintesi c'è in 10 elevato a 0, mentre tesi e antitesi sono nel prodotto tra i due valori opposti dati dalla tesi e dall'antitesi. Ma nel nostro mondo la tesi non è vista, è vista l'antitesi, e noi vediamo, vedendo in relazione alla tesi unitaria di Dio, per cui Padre e Spirito Santo si fondono in unità, noi partendo da questa tesi, che è quella vera dell'unità, noi vediamo l'antitesi di una unità che si sdoppia sempre nella coppia delle entità in atto. Noi vediamo il passaggio da ciò che è in potenza a ciò che è in atto, ma solo sulla base inversa. Di conseguenza, sotto il profilo della consistenza vera della realtà, io vi sto dicendo che Dio uno si è messo come la reale esistenza di ogni uomo impotente, al fine di essere davvero onnipotente, perché se Dio fosse solo in potenza e non fosse anche in atto, non sarebbe assoluto. È assoluto perché è sia in potenza sia in atto. È assoluto perché è sia onnipotente sia impotente. Il Dio del cielo, quello che non è nella nostra realtà, è assoluto, perché la nostra realtà, come dice il termine, è reale e quindi non è assoluta, è determinata. Di conseguenza, nella nostra realtà però Dio c'è, perché si è trasformato nell'insieme di tutte quante le possibilità. È Dio che si è fatto ogni singola possibilità, nel suo potere scindersi in un infinito di anime, per una animazione complessiva. Ma a questo punto ogni Dio singolo che si è calato nella singola croce ha il potere, delegato al singolo, di superare la sua croce forte del suo Spirito Santo. Non la legge di Dio, quella generale, deve schiavizzare ogni uomo, ma ogni uomo deve eleggere liberamente, nella massima libertà del suo spirito riconducibile al vero libero arbitrio dell'uomo, deve arrivare a formulare in se stessa l'immagine gradita, quella giudicata vera, di chi è il Dio vero per me. Questo è il compito mio umano. Io, sulla base della croce che ho assunto io, devo fissare chi sia Dio per me. E poi questo Dio di valori sarà il Dio che varrà per me e mi consentirà, quando uscirò dalla percezione singola del sistema integrale, passerò alla percezione unitaria, sarò messo in condizione di fruire e di gioire di tutte quante le file di ordini che esistono, avendo la capacità di impersonarli sotto il profilo di soggetti viventi che sono inseriti in questi ordini, e di fruire a modo mio del bene contenuto in ciascuno di loro.
ama il prossimo tuo, perché ciascuno di noi sarà il suo prossimo, ma per quanto gli piaccia di quel prossimo, creando la compilation del bello, buono e santo che ciascuno di noi vede nel prossimo, tanto da gioirne. E se ci abituiamo già ora, siamo messi in condizione di gioire dopo, perché dopo, quando avremo il modo di superare il nostro io, se non ne saremo diventati schiavi, saremo in grado di gioire di quanto è stato assegnato ad altri personaggi, senza di esserci innamorati solo del nostro personaggio. Dio ha determinato tutti i personaggi, e ciascuno ha la sua croce, per assegnare liberamente a ciascuno il compito di liberarlo da quella croce. Ecco quanto è giusto questo giudizio universale, perché non rivela un Dio prepotente che presenta un modello a ciascuno di noi, ma lo lascia veramente libero, creato, ha il compito di ricreare in sé il suo creatore, a livello ideale. Questo momento che oggi per me è solo ideale, perché vivo in un mondo in cui io non posso essere che come sono stato disegnato, quando potrò scegliere in tutte le persone che sono state disegnate, io sarò veramente libero di mettere in atto il mio ideale oggi, perché il mio ideale è diventato un gusto e io, forte di questo gusto, potrò partecipare al banchetto divino, quello eterno. Ecco, vedete, io vi sto dimostrando come quello che è stato delegato alla mia persona, che non è una persona capace di sé, ma è semplicemente una figura del progetto divino, allo stesso momento in cui le scene che state vedendo sembrano figure fatte da noi. Io sono una figura che ha per il mio creatore Dio. E Dio può, nei miei confronti, come io apparentemente posso, col mondo virtuale creato in un televisore, in un computer. Ma, essendo possibile, volete che Dio non abbia questa possibilità? Ecco, questo dovete chiedervi, poiché il modello che io vi ho proposto è assolutamente soddisfacente, perché supera la condanna a ogni persona. Ogni persona, per quanto sembra condannata in questo mondo ad essere una persona cattiva, è un Dio costretto in apparenza a dar vita a quella cattiveria, che soffre assolutamente per questa cattiveria. E noi dobbiamo liberare Dio da questo legame tra l'anima e il personaggio. Non possiamo dire: ti è stato assegnato il personaggio di un cattivo e adesso io ti condanno ad essere cattivo per sempre, vai all'inferno, Dio. Ecco, vedete quanto quello che vi sto dicendo io supera il modello che vi è proposto da ogni religione, ma non supera quella che vi è proposta da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo vi disse che Dio era per il bene dell'uomo e si asserviva all'uomo nella piena libertà del suo spirito, per cui il compito dell'uomo era di salvare l'anima, e l'anima è salvata solo quando sceglie, ama e decide di avere in se stesso l'anima di Dio. Quando l'uomo desidera essere Dio, volere essere Dio, non è un peccato, perché Dio è la cosa più bella che esiste. Ma il maligno che c'è in questo mondo fa intendere Dio come il potente, che usa la sua potenza per opprimere, per volere tutto a suo modo. Ma se Dio avesse voluto tutto a suo modo, in cui l'essere fosse solo quello dell'unità, avrebbe creato una stringa sola di ordini, 1-1-1-1-1-1-1. Invece ha miscelato questa unità dell'essere suo con lo zero del non essere. Grazie a questo modo
di essere in contrapposizione a se stesso, ecco che si crea un infinito di possibilità. E Dio fa esistere tutto, getta il suo seme sulla strada, tra le spine, tra i sassi, oltre che sul terreno buono, perché il Dio che vi dico io è in grado di far raggiungere il suo scopo anche al seme finito sulla strada, finito tra i sassi, finito tra le spine, perché ognuna di queste condizioni difficili dell'uomo vede un uomo che ha questa croce, ma è messo in condizione ideale di stabilire il Dio in se stesso che la supera. Questo libero arbitrio dato all'uomo è il massimo, e Dio lo dona, tanto che il cattivo, che è preda di una vita, che concepisce cattiva e concepisce negativa, e che elabora un'idea di Dio che è quella che supera quel suo essere, sta veramente fissando nella piena libertà del suo spirito il suo Dio salvatore, e tutti saranno salvati. Ora, se questo giudizio universale rivela un mondo finalmente senza nessuna giustizia, perché il creatore crea un qualcosa che si salva tutto, se questo è un prodotto culturale, ma valido, ed esiste, e voi lo controllate che è valido, allora potete essere certi che Dio lo attua. Perché se esiste una possibilità di una creazione assolutamente giusta, potete essere certi che quella possibile verità è proprio quella che è attuata da Dio. Perché Dio non sceglierebbe una condizione inferiore di una creazione in cui un poveraccio è creato in condizione di non salvarsi e sia condannato all'inferno, perché questo sarebbe la condanna del creatore stesso. Avrebbe messo al mondo un povero infelice, infelice per sempre. Dio non può creare un mondo in cui tutti siano felici a condizione che uno solo, cattivo, condannato in eterno, debba garantire la possibilità che gli altri abbiano il merito. E cosa fa Dio? Toglie di mezzo tutto il merito e vi dice: cari uomini, voi sembrate, credete di avere meriti, ma non avete. Io sono il solo creatore, primo comandamento dei 10 consegnati a Mosè. Vedete, la figura di Dio si è ripresentata in me, perché in me stanno accadendo, in me che non sono nessuno, in me che sono un anticristo, perché vi dico che io sono prima di Cristo. Io vengo prima, perché questa fase del tempo precede spiritualmente il tempo di Gesù Cristo, perché lo spirito si muove dal futuro verso il passato, e quel passato di Gesù Cristo che sembra prima, per lo spirito viene dopo. Gesù avrà vita tra 2000 anni nel suo spirito, disceso dall'alto, e che vivrà secondo la materia. Ecco perché. Ebbene, questa figura di chi è primo, ma appare per secondo, è descritta dal Vangelo, che è veramente un libro che contiene la verità, in Genesi 38, in cui è descritta non solo la nascita di Gesù Cristo in 38esima generazione dal padre vero di Er, ma è descritta per filo e per segno la nascita il 25 gennaio del primo mese dell'anno del 38 di chi vi sta parlando, ed è un umile servitore, peccatore, che non vale niente di suo, proprio come quel figlio Er morto, che fu sostituito dal padre vero Giuda, nel mettere al mondo una coppia di cui uno sarebbe stato il progenitore di Gesù, e il secondo era primo, figlio di Er,
e aveva tirato fuori una mano ed era riconducibile straordinariamente proprio al Romano, nato il 25 di Gesù, nato nell'ultimo mese, mentre io sono nato nel primo, essendo nato per primo, io figlio di Er con questa mano che fu cerchiata di rosso, e vedete che la Bibbia vi sta raccontando il vero, il modo trascendente. Dio esiste in questo mondo, ma dovete abituarvi a vederlo in questo mondo, perché così è reale, determinato, nel modo con cui noi concepiamo la realtà. Perché se lo aspettate in un modo diverso, spirituale, in cui corrisponda a una cosa che non è nella nostra realtà, state certi che allora non è il creatore, ma è quel creato dalla nostra mente, che in questo momento non ci salva per nulla, perché ci fa credere di dipendere da lui, mentre invece noi abbiamo il compito di realizzare lui per portare alla stessa salvezza di Dio.